Amici di Video Radio Channel, bentornati. Oggi una grande intervista per voi, parleremo di cucina, ma cucina ad altissimo livello e quindi noi per voi andiamo sempre a scegliere il meglio e sono con Claudio Sadler, grande chef stellato. Quindi... Ciao Giusy. Benvenuto Claudio. Grazie, veramente... benvenuto a te a casa mia e grazie di questa opportunità. Veramente un piacere averti insomma con noi ed essere ospiti nel tuo ristorante, in uno dei tuoi ristoranti, insomma, grazie. Perché adesso ne parleremo di tutto. Allora, come nasce questa passione per la cucina? Cioè, da quando Claudio Sadler capisce che sarà un po' la sua vita? Ma questa qui è una passione che io ho sempre avuto. In realtà, quando ho deciso di fare questa professione, ero giovanissimo, quindi a 15 anni ho deciso che volevo fare lo chef. E ho perseguito questo sogno, questo desiderio sin da ragazzino, quindi poi però non ero contento di diventare solo un cuoco, volevo diventare uno chef di alta cucina e poi man mano nel tempo ho deciso anche che volevo avere un ristorante e poi un altro ristorante, insomma sogni che si sono susseguiti e che in realtà che si sono poi avverate e quindi siamo qua. Ecco, quali sono le caratteristiche per essere un grande chef? Quelle immancabili secondo te? La cosa fondamentale è la creatività, la passione, senza quella non puoi fare questo mestiere, quindi chiunque voglia fare lo chef di un certo livello, se non ha la passione è meglio che abbandoni, perché la passione è quella che ti fa sopportare tutte le difficoltà che questo mestiere comporta, che sono lavorare quando gli altri si divertono, orari lunghi, faticare perché è un lavoro in cui si sta molto in piedi, si sta in una brigata dove la gerarchia è abbastanza dura, anche se sono cambiati molto i tempi, si lavora con il calore d'estate, si lavora con il freddo in alcune situazioni anche d'inverno, quindi anche ci sono delle situazioni veramente complicate da superare e poi è un mestiere che non si finisce mai di imparare, quindi la passione ti fa superare tutte queste cose qua e la creatività è un altro fattore importante, perché la creatività ti dà modo di esprimerti. In realtà è stato uno dei miei punti di partenza, perché quando ero ragazzino non volevo diventare parte di una catena di costruzione e non vedere quello che era il mio pensiero realizzato, quindi in buona sostanza quando ho deciso di fare questo mestiere l'ho deciso anche perché quando ero piccino con mia mamma e mia zia che facevano i tortellini vedevo realizzato un piccolo piacere, no? Che è questo tortellino fatto dalle mani di questa signora, e quindi io giocando avevo capito che le tue mani potevano fare qualche cosa, diciamo, di importante, e vedere realizzato nel breve tempo una cosa che da nulla diventava una cosa concreta che poteva dare piacere. Quindi dare piacere agli altri con il tuo lavoro è un'espressione importante. La cucina per me è anche amore, perché quando tu fai cucina esprimi amore, esprimi il piacere di vedere qualche cosa che alla fine della situazione dà una grande soddisfazione. Quando un cliente va via dal ristorante e dice sono stato bene, ho pranzato bene, è stato un'esperienza vivere nel suo ristorante queste poche ore è una soddisfazione importante. Quindi la creatività è stato un punto di partenza insieme alla passione. Queste sono le due cose immancabili, diciamo, per fare questa professione. Anche certo. Tuo, una terza cosa è la costanza. Ci si può stancare, come tutte le cose nella vita. Io cerco di non stancarmi, anche alla mia veneranda età. Porca veneranda, addirittura. Insomma, ho una certa età, cerco sempre di essere stimolato, di stimolarmi per poter fare qualche cosa di nuovo, per andare avanti, di adeguarmi a quello che sono, diciamo, le nuove tecniche, i nuovi metodi di lavorazione. La ristorazione cambia, mangiare il cibo è cambiato negli anni e ci si nutre in maniera diversa, perché si va sempre verso una cucina più leggera, una cucina più attenta,
più salutare, e quindi diciamo questo è diciamo il mio lavoro. Un aggiornamento anche costante. Di tutti i giorni, esattamente. Sì. Quindi insomma è dura. Il confronto. Tanta confronto, passione, certo. Tanto sacrificio, però tanta però ci si diverte. Amore. Però ci si diverte, perché la cucina è un bel mezzo diciamo per poter fare tante conoscenze, vedere tanta gente importante che magari non avresti mai potuto vedere in una vita magari più normale, capito? E quindi diventare amici anche di persone che hanno delle peculiarità particolari e alla fine, sai, viaggi, ho viaggiato in quasi tutto il mondo e mi capita spesso ultimamente sempre di più, di essere in giro e fare cose anche un po' speciali che magari non ci si possono immaginare. Ecco, vuoi raccontarci qualcosa magari che farai a breve, insomma cosa particolare che c'è in programma? Beh, ad esempio, non so, io sai, ho avuto anche il ristorante in Giappone, uh-huh. Quando avevo 16 anni vedevo il Giappone come un sogno, poi invece l'ho realizzato. Adesso stiamo lavorando per ritornare in Giappone, forse aprire un nuovo ristorante, poi insomma tante opportunità ci sono quasi sempre nel mio mondo, poi per fortuna posso scegliere quello che desidero di fare, perché ho negli anni accumulato un'esperienza tale per poter dire faccio questo, faccio piuttosto che quell'altro. Cose particolari, faccio un lavoro con i miei colleghi, uh-huh. Mi piace molto fare quelle che voi nel gergo musicale chiamate jam session, non lo so, mi piace lavorare con i miei amici delle collaborazioni. Quindi adesso a marzo faremo due serate con il mio grande amico Siculo. Vedi, giochiamo in casa, sì, allora. Pino Cuttaia. E quindi il 4 e il 6 di marzo faremo un 4 mani insieme. Poi lo farò anche con Philippe Leveillé, che è un cuoco francese bello, bizzarro e divertente. Lo faremo qui da me, non abbiamo ancora fissato la data, però lo faremo. E poi con Sonia Peronace, che è la famosa blogger, uh-huh. Di Giallo Zafferano, sì. Faremo un lavoro di applicazione anche alla cucina di alto livello, di quelli che sono i concetti per diciamo dare più possibilità a chi soffre di intolleranze di poter avere dei piatti particolari nei nostri menù, soprattutto quelli di Chicken Qui, che è il ristorante qui a fianco, la trattoria moderna che io gestisco insieme al ristorante Sadler. Ecco, perché noi ci troviamo appunto al ristorante Sadler, ma proprio accanto c'è l'altra due stelle attività. Michelin, quindi insomma tutto un po' enfatico, però un posto dove la gente viene e deve stare bene. Noi non mettiamo nessuno a disagio, cerchiamo che tutti quanti le persone che vengono qui si trovino a proprio agio, li serviamo nella maniera migliore possibile, con quel tanto di eleganza e quel tanto di familiarità che deve essere parte di questa nostra filosofia. Una cucina di alto livello ma anche semplice nello stesso tempo. Ecco, perché io confermo, perché ho avuto il piacere di essere tuo ospite, insomma consiglio a tutti questo viaggio sensoriale, direi, perché non è solo il gusto essere tirato in ballo, ma insomma la vista, i profumi e tutto, veramente. Io amo molto la cucina che si capisce, quindi è tutto concentrato su dei sapori semplici, molto raffinati, la ricerca del prodotto migliore, la freschezza, le cotture giuste, cioè un sapore ti deve dare un'emozione, ti deve dare qualche cosa che quando tu lo assapori, dici ah che bello, è come sentire, anzi ancora più enfatizzata, un pezzo che ti emoziona e che non ti dimentichi più, quindi è come la musica in sostanza, è tutto così. Ecco, ma come nasce un piatto, da dove ti vengono un po' le ispirazioni, da dove trai un po'? Ma un po' da tutto. No, nel senso che mi piace l'arte moderna, diciamo che un piatto ha più espressioni, quindi ha il gusto, il profumo, il colore, le temperature, le consistenze e poi anche diciamo una grande spiritualità, se tu vuoi vederlo. Soprattutto questo concetto si esprimeva in Giappone, dove sono molto attenti al cibo, perché hanno un rapporto quasi religioso col cibo. Però diciamo tutte queste caratteristiche si esprimono nel cibo, uh-huh. E il cibo è effimero perché dura poco, cioè tu lo vedi, lo assapori, senti i profumi,
vedi i colori, se ti dà una sensazione, poi lo mangi e finisce, non c'è più, no? E quindi è un valore che magari noi non ci immaginiamo che sia così importante, perché non abbiamo la possibilità di conservarcelo e tenerselo a casa, no? Adesso fanno tutte le fotografie e si posta tutto. E questo è un valore che per fortuna è nato, e io considero che sia positivo. Però diciamo che le ispirazioni le traggo da un prodotto che trovo sul mercato freschissimo, vado a fare una ricerca di questo prodotto e trovo che magari è un prodotto che si abbina bene a una ricetta di origine pugliese piuttosto che siciliane. Io sono, diciamo, italiano, quindi sono libero di fare le mie scelte, anche se sono nato a Milano, in tutto il territorio, e faccio, come dire, delle scelte di fare dei piatti che siano moderni, che siano belli, perché l'arte moderna a me piace, quindi trasfiguro con i cibi delle composizioni di colore, di cromatiche, che possono suscitare una certa sensazione. E poi c'è il calore è importante, a volte c'è un piatto freddo e quindi puoi giocare con più facilità, ma quando tu fai un piatto caldo hai poco tempo a disposizione, perché il calore poi svanisce, quindi la cupola dove queste sensazioni tu puoi averle al 100% si mantengono in pochi minuti, quindi dalla cucina deve uscire un piatto, deve essere caldo, deve arrivare e deve essere consumato in quei 3, 4, 5, 10 minuti in cui la temperatura mantiene, dopodiché anche lì svanisce il valore di questo prodotto. È tutta un'arte, ma è tutto anche un rigore, insomma una regola, è una cosa complicata, complessa. Ma con la brigata come sei invece? Sei molto severo? No, sono quello che serve. Sentiamo i ragazzi, vediamo se confermano. A me piace avere il rapporto con i miei ragazzi, li lascio liberi di agire, però nello stesso tempo li controllo e li osservo da lontano. Quando sbagliano intervengo. Adesso che sono un po' più, diciamo, maturo, ho un rapporto, diciamo, più pacato, però determinato. Una volta mi incazzavano perché quando sei più giovane hai paura e non sai, quindi sei più, diciamo, predisposto a dei nervosismi che alla fine non aiutano, perché fanno perdere energia e ti fanno perdere un po' di stima nei confronti dei tuoi dipendenti. E i ragazzi che lavorano con me lavorano da tanto tempo e questa è una cosa molto buona, perché c'è un affiatamento. Ci capiamo così, capito, abbastanza al loro. C'è un bel feeling, quindi è importante. Io disegno molto. Ah, disegni? Io faccio i disegni e loro capiscono dei miei disegni. Non parliamo quasi mai. Fantastico, c'è questa comunicazione, facciamo questo, allora, non sistema, verbale, diciamo. Faccio i disegni dei piatti con le freccine, tutto quanto, e lo capiscono. Vorrei spiarmi, ma qualche volta vorrei farmi piccola così. Ecco, abbiamo parlato poi di stelle. Uh-huh. Ecco, voglio approfondire questa cosa. Le stelle, insomma, intanto diciamo stelle. Quante ne abbiamo e che da quanto anche mantieni, perché mantenerle è anche la cosa che fa un po' la differenza. La stella è una, diciamo, è un riconoscimento importante che viene dato dalla guida Michelin, la guida rossa Michelin, sì. E diciamo il massimo delle stelle sono 3. Uh-huh. Per raggiungere, cioè, ci vuole tanto lavoro, bisogna avere un grande investimento, grandi capacità e diciamo volerle a tutti i costi. Io, come vedi, ne ho 2 qua. Ecco, la terza arriva a breve. Non la vogliamo. Io sono contento, anche se cerco di mantenere le mie 2 stelle da ormai 14 anni. Ah, così, proprio l'altro ieri, insomma. Mentre una stella, perché si va per gradi, no? Sì. È ormai 25, quindi 25 anni con le stelle Michelin e 15 2 stelle. Complimenti. È un lavoro complicato, nel senso che devi sempre tenere, diciamo, il ristorante aggiornato dal punto di vista della cucina, con una cantina importante, con un servizio impeccabile, con tutta la mise en place di un certo livello, e l'ambiente che deve essere accogliente e non freddo e possibilmente, diciamo, che metta a proprio agio le persone. Così io la vedo. Certo, un insieme, insomma, poi di cose che fa poi il tutto, ovviamente. Beh, comunque complimenti, assolutamente. Grazie, ecco, parliamo anche un po' di questa cucina a livello mediatico, che ultimamente sta diventando, è diventata protagonista, perché insomma voi chef siete al centro per adesso dell'attenzione mediatica, abbiamo visto, insomma, i vari reality, tal, insomma, cose di questo tipo. Anche tu
Ne hai fatto due, ne abbiamo visto l'uno l'anno scorso, sì, giusto? L'anno scorso, ecco, come vedi questa, diciamo, questo vortice mediatico? Beh, diciamo che positivo o negativo? No, io lo vedo in maniera positiva, perché comunque di qualsiasi cosa che tu parli, se ne parli vuol dire che ha importanza. Poi si fanno prodotti più o meno buoni, come in tutte le cose, però devo dire che da quando, diciamo, è scoppiata la cuocomania, a un certo punto anche la nostra figura, che prima magari era un po' più nascosta, è diventata una figura importante. Quindi da questo punto di vista sicuramente per noi professionisti è stato un valore importante. Per le persone che, diciamo, guardano i programmi, devono trarne vantaggio, perché comunque imparano magari e vedono delle cose che non avevano mai né sentito dire né immaginato. Imparare può essere positivi, nel senso, no, sì, mi dipende. Sognano forse, però nel senso. Vabbè, però si avvicinano, l'importante è parlarne delle cose. Cioè, anche crederci, però. Magari un tempo non si sapeva come fare una maionese, oggi si vede un po', diciamo, tanto. Si può vedere e capire se funziona o non funziona. Quindi, diciamo, che per me è stata da una cosa questo punto di vista. Molto positivo. Certo. Ma non credi che a volte magari dietro questo effetto mediatico ci sia, diciamo, un po' meno sostanza per qualcuno e più rumore mediatico? Cioè, la televisione fa questo ed altro, quindi dobbiamo accontentarci e dire che va bene, quindi va bene, no? Io sono positivista assolutamente. No? È diplomatico. No, ma mi piace, devo dire la verità, io anche se faccio il cuoco, che magari non avrei voglia di guardare la televisione e vedermi degli altri cuochi, però quando li guardo alla fine... mi incantano e sto lì a vedere, insomma. Ecco, ma ti rivedremo prossimamente? Ma io lo so, può darsi. Noi ti vorremmo vedere, quindi assolutamente sì. Beh, cosa dire, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a te, Giusy. Complimenti per tutto. Ovviamente invito tutti gli amici che ci stanno guardando a venirti a trovare nei tuoi ristoranti, ovviamente a seguirti un po' su tutte le tue attività, poi hai scritto anche tanti libri, sì, insomma. Certo. Cioè, davvero tanto, ma non devo dirlo perché lo sanno. Che dire, beh, complimenti per tutto. Grazie, grazie a te di avermi intervistato. È stato assolutamente un piacere. Claudio Sadler per Video Radio Channel, ragazzi. Ciao. A presto. Ciao.